Allora, questa radio è una Philips. Come cazzo si chiama? Non me lo ricordo. B2120A. Madonna, che schifo che c'è sulla lente. Fatemi pulire. Questo perché disinfetto il telefono con l'alcol e poi rimangono i residui. Ok, questa radio aveva diversi problemi. A parte il recap da fare, il trasformatore di uscita, come vedete, ha avuto qualche problemino. Già. Fili interrotti, bruciato, puzza di bruciato. Chissà. Va bene, noi abbiamo guardato lo schema. Il trasformatore di uscita è questo. Ci sono questi fili. Questa è l'uscita della valvola. Questo qua va una resistenza da 1 kΩ che poi va a perdersi. Comunque, noi abbiamo recuperato il trasformatore d'uscita da un'altra radio, che è una come cavolo si chiama? Una RD232 della Radio Marelli, mi pare, e abbiamo recuperato queste connessioni. Quindi presa centrale verde, presa in uscita quella rossa, e qua va una resistenza da 472 watt che si perde anche lei. Quindi tutto torna. Abbiamo fatto il recap, che è quella cosa di cui ho parlato prima, e vedrete dopo in questo video. E mo vediamo un po', vabbè, ma sì, dai, facciamo questa cosa. Oggi facciamo il botto. Altoparlante sfondato collegato, ma è proprio il suo trasformatore di uscita. Dovrebbe andare così. Lampadina la avvito in questo momento. Trasformatore di uscita all'ingresso è così. Ora do un'ultima controllata, poi metto le valvole e facciamo questa bella fumata. Pronti a fare il botto, perché con questa sicuramente faccio il botto. Eh sì. Perché non so chi ci ha messo le mani prima di me. C'era un po' un macello qua dentro. Ci sono gli ingressi fono che non ho capito bene come sono combinati. Comunque, lampadina in serie. Io spero che il botto non sia troppo grosso. A sto punto io proverei ad accendere. E che devo fare? Mi tocca. La lampada è scesa di luminosità. E le valvole? Le valvole non sono accese. Non è accesa una minchia. Eppure. Interessante. Mica diseasi. Mica cazzi. Oppure qualche falso contatto, oppure semplicemente questo non va bene. Ok, spegniamo, vediamo com'è. Ma qua è tutto freddo. Ma pure le valvole sono fredde, questo è il problema. Come cazzo riesce? Riproviamo. Allora, io sta lampadina non capisco. È in serie? No, la lampadina è per i cazzi suoi. Guardando lo schema lì. Io la lampadina la svito perché non riesco a capire se è acceso o no.
qui le valvole non si accendono. Io non vedo filamenti. Ah no, li vedo. Sono molto dim. L'amplificatore amplifica, perché se alzo il volume... Allora, commutiamo FM, va. Il nulla. Il niente. Bella la sintonia così comunque, con le ferriti che entrano ed escono. Questo cos'è? TV non mi interessa. Onde medie. Su onde medie mi gracchia. Va bene, diciamo che... Io non vedo fumo. Forse dovrei togliere la lampadina di mezzo. Però questo mi sa di qualcosa di mica che si sta rompendo le palle. Spengo. Ah, una cosa volevo provare. Volevo provare a capire. Volevo provare a capire se questo telaio è o non è sotto tensione, perché mi pare proprio di sì. Riesco a togliere questi cazzo di guanti. La lucina qua si accende. E se giro la spina... E se giro la spina forse un po' di più. Va bene. Ho deciso che... Get rid la lampada. Se riesco a togliere tutta questa cazzo di presa. Questo lo spengo. Sì, non si sa mai. Questo coso finirà a terra, lo so. E andiamo di 220 e vediamo che cazzo succede. Però mi devo rimettere i guanti. E vediamo se riusciamo a farlo sto botto, va. Sintonizzi a cazzo. Sembra che in realtà non sintonizzi un bel niente. Invece sì. Grazie uno. L'FM. E Marco Cecchinato eliminati rispettivamente. Tra le donne a Parma nei quarti sconfitta Sara Errani per mano dell'americana Stevens. Wow. L'economia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto sostegni bis da 40 miliardi.
C'è qualcosa che non va sul locking della sintonia. Lavoratori. Me la perdo e si sposta. Da uno staff di... Quindi problema di sensibilità. Per il resto a me pare che... È considerata la pandemia da Covid-19. Ha dotato la propria struttura di strumenti innovativi. Forse si sente un po' piano, però... La sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati. Trasformatore è freddo, proprio agghiacciato. O è da tarare. Vediamo, questo è TV, la banda televisiva, me ne frega un cacchio. Onde medie grattano. Silvernica disease. Ha una soluzione per il miglioramento dell'economia. E qui serve una carrellata di foto, perché quando ho messo le mani su questi IF Can non ho fatto delle riprese, ho semplicemente fatto delle foto per segnare le posizioni dei componenti, per insomma documentare il lavoro che ho fatto. Qui ho usato i condensatori che avevo, quindi sì, fanno un po' schifo, però non si vedono, sono sotto la radio e quindi va bene così. E questo è il recap fatto dalla parte di sotto. Devo dire che è stato abbastanza semplice. La cosa complicata sono questi aperti dentro, sono fatti in questo modo, sono affogati in una specie di resina e dentro hanno delle bobinette, e questi tubicini bianchi coi fili sono i condensatori Amica, che ho dovuto togliere, smontare, misurare, confrontare con lo schema elettrico, quindi poi ho dovuto cercare dei componenti sostitutivi da mettere lì dentro. Questo è un altro recap, non c'entra niente. Ecco qua la parte smontata, dove poi sono andato a saldare questi, di nuovo, questi microfili. Dentro ci sono questi condensatori che vanno sostituiti, ripeto. Ed ecco uno dei condensatori che ho trovato con i valori giusti. Questa è la ferrite con il suo tubetto maledetto che si rompeva in continuazione. E questo non mi ricordo, sono delle parti interne. E vabbè, e qua c'è un pugno di cose. Qua ci sono delle cose. Qua ci sono degli altri oggetti, come potete vedere. Uno è rosso, molto bellino. E questo è colorato, ha dei colori molto belli, devo dire. Anche il prossimo, questo qui, ha dei colori molto simpatici e mi fa molta simpatia, devo dire. Questa è la ferrite a cui ho dovuto attaccare il bastoncino di legno, perché sprofondava nel suo ricettacolo, e quindi in questo modo posso tirarla su e regolarla. Alla fine mi sono fatto un bel caffè e arrivederci. Dopo svariate bestemmie abbiamo sostituito i condensatori dentro questi IF cans, come si chiamano, trasformatori di frequenza intermedia. Dentro queste lattine ci sono dei condensatori di Mica, vi faccio vedere. Sono queste
questi cosi qua. Questi li abbiamo sostituiti con i valori corretti in base allo schema elettrico. Abbiamo rimontato questi IF can, ho bestemmiato perché questa mania, c'è questa mania di creare connessioni solide. Vediamo se riesco a farvi capire. C'è questa mania per cui quando fate un collegamento, una saldatura, dovete fare un gancio, poi dovete fare un altro gancio, poi collegare insieme i cavetti e poi stringerli e saldarli. Oppure quando avete un passante, allora fate un gancetto del componente elettronico, lo passate dentro, lo schiacciate e poi saldate. Questo si crea una solida connessione meccanica a parte la saldatura. Ma quando dovete smontare qualcosa del genere, voi bestemmiate l'universo. E nel fare questa cosa, a causa di queste fottute connessioni solide meccaniche del cazzo, si è rotta la bachelite di uno di questi cosi qua. Ho dovuto bestemmiare 2 ore per rimettere a posto con la colla bicomponente e ricollegare la bobina che si era interrotta. Va bene, detto questo è il momento di provare. Vediamo se esce il fumo, se ho fatto tutto giusto o se scoppia qualcosa. Ah, però sarebbe bello rimettere le valvole. Potrebbe essere utile rimettere le valvole. Quindi le valvole sono, in base allo schema che sta qui, noi abbiamo una EABC 80, una UL 84. Allora, la UL 84 va qua. Se entrasse. Ecco qua. Poi UABC 80, questa va qui. E l'altra, che ha la scritta quasi cancellata per esclusione, va qui. Ok, questo è a posto. Vediamo se succede il botto. Se ho sbagliato qualcosa andrà tutto a fuoco. Se non ho sbagliato niente, chi lo sa. Non vedo fumo, non sento rumori di scintille o di scariche elettriche. Vediamo che succede. Ok, siamo in FM. La frequenza FM mi scappa via, quindi c'è un difetto. Perché se vado qui becco la stazione, se mi sposto la trovo un po' più in là, poi se torno indietro mi scappa di qua. Ok, questo è un altro problema. Proviamo la M. Ok, in AM ho il silenzio più totale. Non ho più le scariche, ma ho il totale e assoluto silenzio.
Bene, ho fottuto le AM. Interessante. Quale sarà il problema? Sarà tutto da tarare nuovamente? Vediamo se riesco a generare qualcosa con un generatore di segnale. Ok, generatore di segnale, oscillatore modulato, volevo dire, radio scuola elettra, vediamo se con questo riusciamo a fargli sentire qualcosa. Allora, ok, qui devo andare in onde medie. E non si sente assolutamente niente. Allora, le onde medie sono sui, diciamo, sui 1100. Niente, la morte più completa. La radio in generale si sente molto piano. Modulatore interno. Ma proprio niente. Ok, in questo momento questa radio è sorda. Vediamo un po' se riesco a capire se si può fare qualcosa. Però prima questo segnale antenna. Vediamo se riesco a darglielo direttamente. Qui. Sa che non c'è niente da fare. Sì, sono direttamente nell'antenna. Ma niente. In FM ci vado? Vediamo. Ma manco in FM niente, qualcosa. L'oscillatore non esce. Sta funzionando? Mi domando, tu funzioni? Eppure funzionavi. Io mi ricordo che tu funzionavi. Non capisco. Ok, ho beccato sull'FM e qualcosa succede, perché io qua, seguendo le istruzioni,
segnale viene fuori. Questo mi piace. Ok, si è spaccato il tool. Perfetto. Proprio quello che mi serviva, eh. Ok, l'FM mi perde sempre la frequenza, ma passiamo sulle onde medie, vediamo se riusciamo a migliorare qualcosa. Onde medie, qui non ho niente. Allora, eccolo. Vaffanculo, puttana. Fanculo. Questo è uno di questi can aperti. Fortunatamente riesco a sfilarlo. Succede questa cosa, che qua gira tutto il tubetto, quindi gira tutta la bobina. Non gira solamente quello che deve girare, cioè il coso centrale. Questa cosa è una rottura di cazzo colossale. Quindi ora scalderò questa parte con il phon. Vediamo se riesco a rammollirla e a far appiccicare di nuovo quel cazzo di coso. Allora, asciugacapelli. Qua. Questo, che cazzo devo mettere qui? Ok.
tubetto è rotto. Non potevamo farci mancare anche questa stronzata. Il tubetto è rotto, quindi vediamo, o lo blocco con questa cazzo di resina qua che non si capisce che cazzo è, sembra cera, ma non sembra sortire alcun effetto. Oppure devo togliere tutta questa cazzo di cera, incollarlo. In qualche modo, o calargli della bicomponente. No, no, vedete, niente da fare. Va bene, questo va pulito, rincollato. E facciamo anche questa stronzata. Sto vedendo i sorci verdi dentro questo tubetto di plastica che va incollato su questa vite. Devo a sua volta incollare dentro questo, ma con lo spessore giusto in modo che passi qua dentro. Ed è un olocausto. È un olocausto. Il primo tentativo è fallito. Adesso vediamo il secondo. Bicomponente e precisione e bestemmie. Ovviamente mentre incollavo il pezzo mi è finito in terra. Logico, no? Non ne posso più. Non ne posso più. Ora, ho dovuto rismontare due di questi perché si erano spaccati le cazzo di ferriti, i supporti delle ferriti, il cazzo che si è spaccato, insomma ho dovuto fare un macello. Ora se va a fuoco, guarda, sono contento e va a fanculo. Non vedo fumo. Neanche sento un cazzo, però. Certo, se non si fosse staccato il cazzo di filo, puttana di Eva. Una giornata buttata su questa radio, buttata. Almeno andasse a fuoco. Dai, vediamo se si stacca un altro filo adesso. Non ne posso più. Non ne posso più. Ok, ora sicuramente siamo completamente fuori frequenza perché di là ho messo le ferriti di merda, e regoliamo ste cazzo di ferriti. Allora, che cazzo regolo con sto cacciavite che non... sistemiamo il cacciavite in vetroresina. Ok. Facciamogli la punta piatta, se no poi non prende. Ora questi dovrebbero scorrere a meraviglia. Non si sente un cazzo di niente.
Ma perché questo non scorre? Che cazzo ha questo che è bloccato? L'ho appena messo, l'ho appena pulito. Puttana di Eva, che cazzo c'hai, ferrite di merda? Che cazzo hai? Si può sapere che cazzo hai? Niente, non scorre più. Ma che cazzo gli è successo? Ma perché è sporca di merda sta ferrite? Allora, qua abbiamo generatore modulato di radio scuola elettra sui 10,7 MHz radio con presa sulla griglia della UCH81 accoppiata con un condensatore, come dicono le istruzioni. Non abbiamo il carico fittizio eccetera sull'altoparlante, neanche la misurazione, ma me ne frego. Vediamo un po' le istruzioni che ci dicono di andare a disaccoppiare questi qua, e l'abbiamo già fatto, abbiamo tirato fuori le ferriti. Dopodiché regolare S11 e S7 fino alla massima rilevata. Ok, va bene. S11, S7 e poi S12. Ora S11 e S7 sono questi due, S7 e S11, e proviamoci. Proviamoci allora. S7 è quello, S11 è questo. Tanto spariamo il segnale. E qua siamo arrivati alla fine e non c'è niente. Vediamo S7. Non ci credo. S7, S11. Abbasso il segnale. S7 di nuovo. E a questo punto S12. Bene, quindi questo è fatto. A questo punto andiamo avanti. Allora, qui c'è una cosa che non ho capito, perché lui mi dice disaccordare S8, lo dice qua, però poi qua non lo regola mai più S8, mai più. Nelle istruzioni non c'è mai più, quindi va lasciato disaccordato per sempre. Ora, questa cosa non mi garba. Lui mi dice anche adattatore alle boccole antenna, non so cosa sia questo adattatore simmetrico, e dargli 10,7 MHz, ma per l'FM cosa c'entra? Comunque io l'ho adattato così, gliel'ho pinzato sull'antenna e sento qualcosina, quindi ora procedo a regolare S8, che non va regolato mai più secondo quello che dicono le istruzioni, e io lo regolo, me ne frego, perché sento qualcosa. Sì, io qui sento un pelino, e ora passo a regolare S4 e S5, come dice lì. Sento finalmente il soffio.
Sì. Sì. Non dirmelo. Ora lui mi dice C48 S24. Ora C48 è qua. C48, vediamo se ci arrivo da qui. Bene. Va bene, io C48 adesso non lo so. Va bene, C48 mi regola la frequenza. E adesso gli devo dare FM. 104. 104 ricevuti sullo scanner, quindi sono sui 104 MHz. È fuori frequenza, perché la scala della radio è quasi alla fine, quindi circa qui dovrebbero esserci 104. Questa radio arriva dagli 87.5 ai 104. Bene, proviamo. Quindi spostiamo il condensatore variabile, per il quale mi servono gli occhiali. L'ho lasciato qui. 104. Spostiamo. Eccolo, 104, ora devo regolare S24 e C53. E quale cazzo è S24? E C53 è questo. Se non fosse una merda. Dio. S24, qual è? Andiamolo a vedere. Andiamo a vedere sullo schema. S24 e... ah, col cavolo. S24 col cavolo. E qua dentro. Vabbè, dovrebbe essere la sintonia, quindi mi stanno dicendo una stronzata. Allora, poi cosa bisogna fare? E basta. C53 è uscita massima. Siamo a posto. A questo punto la proviamo. Questa ferita è sprofonda nella sua sede. Così gli ho incollato uno stuzzicadenti con la bicomponente, gli ho fatto la tacca per infilarsi esattamente nella ferrite dentro, annegata nel bicomponente.
Ora aspetto che si solidifichi e poi la rimonto qui. E nel frattempo mi faccio un bel caffè con questa piastra anni 50, riparata tempo fa, che funziona perfettamente. La piastra della morte, sicurezza zero, ancora il suo cavo originale. Non è una meraviglia? Ditemi voi se non è stupenda. Eh? Certo, se avessi capito ieri, ma anche l'altro ieri, che l'antenna che stavo usando è quella per le onde medie, non quella per l'FM, che è questa, magari mi sarei risparmiato 2 giorni di continue tarature e di bestemmie, per poi ritrovarmi una radio con una sensibilità pazzesca. Ah, si sente piano, si sente distorto. All'interno dell'iniziativa, che è quello del perdono, che è un ruolo molto importante, e che alcuni hanno anche messo in rapporto. Si sente benissimo. La sera, insomma, anzi, dove tornate magari, se vi va di condividerlo con noi, 3882 3822. Intanto è il momento di una... Semplicemente fantastica. Ritorno al mio intervento. Onde medie. Adesso non ho l'antenna, però... rispetto alla carriera di questa persona, qua, che è Andrea Conti. La RAI arriva. Basta guardare. Che dire, finalmente finita. Finalmente chiusa. Finalmente vaffanculo.